Sta facendo bene, Tiago. Ha rinunciato a Rabiot, non vuole, ha messo quasi fuori rosa Chiesa. Sta prendendo troppi rischi, secondo te? O è giusto che uno si tenga le persone che ritiene più adatte al proprio modulo? È giunto lì che sta snellendo ingaggi importanti che sono stati dati in passato e oggi ti ritrovi in una situazione dove prima di acquistare, di andare a spendere tanti soldi su un ingaggio di un calciatore, devi anche togliere qualcosa. È sempre stata la politica di Giuntoli insegnatagli dal presidente Aurelio De Laurentiis. Programmazione con sostenibilità. Oggi a Torino devono capire che il calcio in Italia è cambiato, milioni di euro da spendere in maniera importante, non ce l'ha nemmeno la Juventus più, quindi va fatto un altro tipo di calcio, che oggi non possiamo andare a competere con le forze inglesi e non possiamo andare a fare un mercato perché se vado a peccare il mercato fatto il Real Madrid, non vedo competizione in Europa, perché mi sembra una squadra creata per giocare alla PlayStation, con lo stesso di Mbappé, con giocatori stellari, in una maniera incredibile, cosa che oggi in Italia non possiamo nemmeno più vedere dal binocolo. Allora oggi dobbiamo andare, ecco, io mi valorizzo sulle giocatore che magari non vedo appieno nel mio progetto, faccio una plusvalenza e vado a riacquistare un altro giocatore. Proprio oggi questo devo fare, anche se mi chiamo Juventus, perché siamo a un livello Che inferiore freno rispetto è da Juve, Gennaro?